16 luglio. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: che cosa pensate nei vostri cuori? Luca 5:22. A cosa pensate? Tale domanda fu rivolta a dei religiosi mentre Gesù si trovava davanti ad un paralitico. Egli è indignato di fronte ai pensieri di incredulità manifestati mentre elogia la fede di quattro uomini che aiutano un amico. Vista l'impossibilità di entrare nella casa in cui Cristo insegnava, essi pensarono a un'altra soluzione, arrivando alla conclusione di scoperchiare il tetto. Un pensiero che risultò efficace. L'idea di vedere l'amico guarito fu per quei quattro uno stimolo a usare tutto il possibile. Che proposito nobile! Esprimere compassione per il prossimo avendo una fede incrollabile nel Signore. Sarebbe bello se tanti pensieri del genere passassero per la nostra mente e animassero le nostre azioni. Il cuore dell'uomo è un campo sconosciuto, i suoi pensieri sono insondabili. Chi può conoscere appieno le menti delle persone? Viviamo in una società dove spesso i pensieri dell'uomo sono rivolti verso i propri interessi e a soddisfare le proprie ambizioni. Si pensa a come arricchirsi, divertirsi e avanzare la propria posizione sociale. Sia lodato Dio per il pensiero che quegli amici avevano verso chi non poteva pensare per se stesso. Cosa pensi di fare oggi della tua vita? Richiedi la tua copia gratuita visitando lo store sul sito Parole di Vita.